Medico psichiatra, psicoterapeuta e afferisco all'EIP con un progetto sulla sicurezza stradale che negli anni è diventato anche un progetto di prevenzione e che quindi sollecita i ragazzi a comportamenti di protezione e di tutela nei confronti della propria vita, e questo mi sembra un messaggio importante da dare. Infatti quando riesco ad andare nelle scuole e a passare ai ragazzi questo senso di protezione e di sacralità nei confronti della propria vita, sono molto contenta, perché diciamo che in questo momento un po' di sfilacciatura del tessuto sociale, ricentrare i ragazzi sul valore di protezione, di sicurezza, di sacralità della propria vita è molto importante. La situazione di fatto che veramente è opprimente, no? Specialmente per i ragazzi che hanno subito l'isolamento del Covid, l'isolamento dalla scuola, quindi è stato un momento di partecipazione, con partecipazione e divisione, con questo urlo di liberazione contro la sopraffazione della guerra, quindi di una... Sotto un punto di vista appunto psicologico, dato che lei appunto è un medico e si occupa di questo, lei quali crede siano soprattutto le cause, le chiedo, della guerra in generale sotto un profilo psicologico, e se poi ci può dire cosa pensa accade soprattutto alle nuove generazioni, ai più giovani, quando vedono certe immagini? Allora, quello che accade ovviamente è una difficoltà a potersi proiettare nel futuro, no? Si rimane immobilizzati in questo presente così drammatico, e quindi da una parte, insomma, una situazione di immobilità ha una proiezione anche di una certa ipnosi a reagire, no? A vedere tutte queste immagini. Su questo e siamo sempre lì, quindi continuando il Covid, la guerra, in una società che dà poche speranze alla realizzazione, restringe il campo di possibilità. Quindi bisogna dare speranza, bisogna dare messaggi di speranza, di possibilità di poter vivere. Siamo ritornati indietro sui bisogni primari, quindi diventa un discorso molto, molto complesso con cui ci andiamo a confrontare. Le persone sono molto traumatizzate perché hanno dovuto abbandonare la loro terra, hanno legami, radici e familiari lì, quindi sono in una situazione di grande sconforto rispetto a quello che è il loro futuro, rispetto a vedere la radice, la terra di origine così devastata, ed d'altra parte non erano preparati, no? E quindi ovviamente si troveranno così con tutti i problemi di sopravvivenza, di integrazione. La cosa molto importante in queste situazioni è che loro hanno una grossa rete tra di loro, e la rete aiuta molto. Poi noi siamo un paese tutto sommato dell'accoglienza, e in queste situazioni di emergenza rispondiamo bene, quindi penso che si metteranno in atto tutte le pratiche possibili per includere e per sostenere tutte queste persone e queste nuove situazioni che portano con loro.